E mia madre mi guardava piangendo. Mi venne vicino e mi disse: a settembre tua mamma ti iscriverà alla scuola di danza classica. La mia faccia era molto emozionante, ma il mio cuore non sarei in grado di descriverlo nemmeno con un disegnino, perché era qualcosa di molto più grande. È il mio sogno da grande vivere con i miei genitori, visto che sono in carcere e non li vedo quasi mai. Sogno di avere una bella casa, un bel posto di lavoro, una bella macchina e di accudire i miei vecchi. Ma da grande non fare mai l'errore di mio padre, anche se lui l'ha fatto per la famiglia. La strada sbagliata è una cosa bruttissima e non vale la pena buttare la vita in una cella, o peggio in una bara, per dei soldi. Ho fatto la promessa a me stesso che io farò solo cose buone. I miei fratelli non mi fanno mancare niente, però mi manca il cuore, cioè mia mamma. E senza cuore non si vive. Non c'è una sera che non la pensi. È molto dura vivere così. Io questa vita non la auguro a nessun ragazzo. Grazie. Sono alcune delle testimonianze degli alunni delle scuole dell'ottava municipalità, i cui sogni sono stati raccolti in un libro che rappresenta una sintesi dei desideri espressi da 450 ragazzi. Alcuni sono stati letti questa mattina durante la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico tenutasi nella villa comunale di Scampia. La scuola napoletana è una comunità solidale, unita, che travalica i quartieri e che travalica anche gli stereotipi. I bambini di Scampia, delle scuole di Scampia, sono cittadini napoletani come tutti gli altri, e quindi oggi tutte le scuole di Napoli sono qui a festeggiare insieme l'inizio dell'anno scolastico. Ed il messaggio diretto a tutte le scuole napoletane parte da un territorio che è certamente uno dei più difficili della città. Siamo molto felici di partecipare a questa manifestazione per dimostrare il nostro valore della nostra scuola. Siamo molto felici di suonare. Di questi eventi ce ne dovrebbero essere tanti nel corso dell'anno, perché devono produrre memoria storica, una continuità all'interno di questo territorio, no? Per veicolare cultura, aggregazione, pensiero, no? E desiderio di operare, di impegnarsi. Certo, sono sogni, io ne ho letti alcuni, sono sogni meravigliosi. Ed è bene che i ragazzi sognino, ma chi deve aiutarli a realizzare i sogni? Siamo noi adulti, con il nostro coraggio, con la nostra coerenza, con il nostro impegno. Per gli adulti e per i ragazzi, insomma, il primo giorno deve essere anche l'occasione per riflettere sul ruolo della scuola nel proprio progetto di vita. In questo anno di sindaco i consigli più belli sono raccolti nelle lettere, nelle mail che i bambini, devo dire, di tutta Napoli, compresa ovviamente Scampia, mi mandano ogni giorno. E sono consigli, devo dire, certe volte non me ne vogliono gli adulti, ma molto più lungimiranti e importanti degli adulti. E voglio ringraziare veramente la scuola della nostra città, le insegnanti, le donne, gli uomini, i lavoratori, i dirigenti, i bambini, perché in un momento così difficile, spesso senza soldi, rimettendoci di tasca propria, tengono la scuola in modo dignitoso, come punto di riferimento, il pomeriggio, i laboratori. Questa per noi è una grande spinta, è una grande lezione che non dimenticheremo mai. La scuola di Napoli è viva, e se i ragazzi, e chiudo su questo, un po' più grandi di voi sbagliano, non è perché nascono delinquenti, è perché tutti noi adulti ancora non abbiamo fatto a sufficienza alternative per consentire loro di non sbagliare.